Salve a tutti e ben ritornati con un altro episodio di Pokémon X e Pokémon Y, gameplay italiano in collaborazione con Pokétan.net. Saluto Grogu93, Nier, così almeno questa volta mi ricordo il video in cui avevo salutato. Comunque, oggi siamo sempre a Romantopoli e continueremo verso il percorso 15. Per non annoiarvi troppo, avevo già pensato di fare qualche sfida. Quindi, un paio di sfide non le vedrete, altre sinceramente non avevo voglia, quindi vabbè. Allora, cerchiamo il nostro repellente, super repellente, per evitare di incontrare Pokémon che non vogliamo incontrare durante il nostro cammino. E continuiamo, sì, continuiamo per la nostra strada. Ok, dobbiamo andare allora di qui. Qua cosa c'è? Una Pokéball. Ah, devo avere spaccaroccia, porca miseria. Ok, continuiamo sul ponte. Oh, ho ricevuto un messaggio sull'Holovox. Chi sarà mai? Elisio. Secondo le ricerche del professor Platan, la mega evoluzione permette di liberare tutta l'energia nascosta di un Pokémon, facendogli raggiungere una forza molto superiore a quella ottenibile con la normale evoluzione. Credo che tutti gli uomini e tutti i Pokémon possano raggiungere tale potere o che solo i pochi prescelti possiedano tale potenziale? Potenziale? Cosa credi che significhi tutto ciò? Non lo so, non ne ho la minima idea e per il momento non voglio scoprirlo. Comunque, Pokémon tipo erba, bla 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 bla. Ok, siamo in un punto che vi mostrerò nelle parti extra. Adesso andiamo semplicemente avanti e non stiamo più di tanto a soffermarci sui dettagli, perché ovviamente ci saranno anche le parti extra. Siamo a Frescovilla. Ehi Teo, professor Platan? È un po' che non ci si vede, come va? Sai, quando ero giovane ho viaggiato molto e incontrato varie specie di Pokémon. Inoltre mi sono divertito a scoprire e assaggiare specialità culinarie di ogni località che ho visitato. Ed è così che sono diventato un vero esperto di vari caffè di Kalos. Il professore Dexio, non interrompermi, sto arrivando al punto. Ti ricordi dei Pokémon di cui parlava Elisio? Sì. Sei molto in gamba, i Pokémon leggendari di Kalos. Uno di essi è i Veltal. Che chi lo incontra viene sopraffatto dal suo potere. Inoltre sembra che abbia una forma simile a una Y. Ma va! Ma no! Sembra che i Pokémon leggendari di Kalos, una volta esaurita la loro energia vitale, vadano a nascondersi in un luogo sconosciuto e sprofondo in un lungo sonno. E sprofondino. Anche le fonti che ho citato prima, infatti, risalgono ad almeno 1000 anni fa. Sarebbe fantastico se tu e i tuoi amici riusciste a trovare un Pokémon leggendario. Provano anch'io a fare qualche ricerca su Pokémon leggendari. Se scopro qualcosa, te lo farò sapere. Però non sei obbligato. Questa avventura è tua e dei tuoi Pokémon, quindi innanzitutto devi viverla a modo tuo e divertirti. Ok, siamo a Frescovilla, una nuova città che... Ecco, ho trovato. Ok, scusate, ho alzato un po' il volume perché avete ragione, era un po' basso. Comunque, abbiamo sentito parlare della caverna gelata. Quindi, penso che potremmo poi andarla a scoprire. Possiamo notare tantissime, ma davvero tante case. Non so cosa ci facciano tutte queste case qua in mezzo alle scatole. Comunque, ho una Pokéball e trovo Gran Radice. Andiamo avanti proprio alla grande. Ok. Tu? Ok, sembra che Pokémon possano notarci dentro. Non importa, andiamo avanti. C'è il centro Pokémon, quindi andremo subito a ricaricarci la squadra. Così, anche se l'ho già ricaricata praticamente all'inizio, ma almeno salviamo i progressi in questa città e così noi possiamo di nuovo visitarla tramite volo. Una grande invenzione, eh? Ok, la mia squadra è in forma, torna pure quando vuoi. Lo farei volentieri, se non avessi altro da fare. I Pokémon della stessa specie non hanno tutti la stessa forza, lo sapevo già. Comunque, di qui da dove si va? Non lo so, forse... Passo Mamoswine. Ok, pensi dovremmo andare... Di qui? Scusate, ma non vedo molto bene cosa c'è per te. Diciamo che... Troppo illuminato. Comunque, by the way, scopriamo un pochettino qualcosa in più di questa città. Mentre ci siamo, tanto che non abbiamo niente a fare. Salve, una bottiglia di latte comunque costa 500. Può esserti utile per il viaggio? No. Cosa vuoi che me ne faccia? Peccato, avrei voluto che vedesse il mio Pokédex di persona. Ok, tu andrai nella caverna gelata, ci andremo anche noi, ma non adesso, perché adesso voglio vedere più che altro che cosa troviamo in questa città. Una bambina.
Io sono... non mi ricordo più chi sono. Ah sì, che sbaglio, sono Amnesio, il cancellamosse. Ok, abbiamo trovato anche il cancellamosse. Perfetto. Penso che così ci sarà abbastanza utile a sapere se vogliamo andare a togliere delle mosse inutili ai nostri Pokémon. Girano le palle dei mulini, gira la ruota del destino. Certo, le lotte a rotazione. Ok, sono sopravvissuti, sono felice per loro, veramente. Assicuro, guardate che bel mulino. Ma tipo, se io scendessi da qui con i pattini, dove andrei? Ui, ok, se ritorniamo all'inizio. Comunque stavo ancora visitando un pochettino questa zona. Porca miseria, sta tosse, un litleo. Ok, e due, il Pokédex quello. Quando ne avrai trovati almeno 70 ti darò un bel regalo, grazie, ma non mi interessa. Comunque, andiamo anche in questa casa qui, perché non lasciamola sola, poverina. A certe persone piacciono i Pokémon piccoli, ad altre quelli più grandi, De Gustibus. Sì, va bene. Ti prendono per pazzo, ma non importa. La vita è fatta così. A volte è fatta di pazzi, a volte no. Ok, quindi guardate qua. Andiamo avanti. Yeah! Caverna gelata. Che succede? Un Mamoswine. C'è qualcosa che non va nella caverna gelata, Mamoswine? Sì, mi sa di sì. Allenatore, si è detto la caverna gelata? Questo Mamoswine di solito porta i viaggiatori lungo il percorso G7, ma ultimamente se ne sta immobile davanti alla caverna. Ecco perché non potevamo passare nel percorso G7, infatti ho avuto io un piccolo vuoto di memoria, dato che non era dal percorso G7 che arrivavamo alla caverna gelata. Mea culpa, mea gravissima culpa. vabbè, che cacchio. Ok, comunque dobbiamo andare alla caverna gelata per scoprire che cosa sta succedendo. Diciamo che è un posto abbastanza complicato, perché ci darà un po' di problemi. Niente biciclette, niente pattini, quindi possiamo solamente correre. Oui. Ok, allora mi sa che prima di tutto in questo posto, senza motivo, metto come primo Pokémon Delphox. E utilizzerò poi, anzi non poi, adesso utilizzerò un super repellente. Ok, fatto. Dobbiamo andare a cercare un punto preciso in questa grotta che per il momento non mi ricordo dove sia. Ah, cliccando a caso ho trovato un super colpo, meglio di niente. Perché vi ricordo che tutti questi puzzle del ghiaccio non è la prima volta che li vediamo. E questo allenatore non è il, non è il primo rompiballe che troviamo nella strada. Non importa, lo sfidiamo, lo distruggiamo e continuiamo la nostra strada. Comunque, prima scelta è Raichu. Ok, se vedrete passare qualche strumento strano, è il mio dito col pennino. Sì, finalmente l'ho trovato, ho deciso di usarlo. Raichu è quasi KO. Ok, mi ho usato colpo coda. E lo riutilizzo. Perché faccio passare le dita davanti? Ok, Raichu non ha più energia, perfetto. Delphox sarà a livello 45. Pancia mi è salito al 38, bello. E Tyrant al 42. Vorrei imparare colpo, no, non te lo insegno. Ok, la prossima scelta sarà Golduck. Quindi sì, cambiamo Pokémon e chi mettiamo? Blastoise? Dai, proviamo. Dato che non saprei chi altri usare, perché non ho Pokémon tipo erba né tipo elettro. Ed è per questo che penso che il mio team non sia proprio fatto egregiamente. Uso morso. Non doveva essere super efficace. No, non è di tipo psico. Oh, mamma mia. Avete ragione, sono un ritardato. Sto per usare capocciata.
e tra capocciata e cozzata zen penso che il mio capocciata abbia fatto più danno. Il suo stridio mi dà fastidio, anzi mi dà fastidio la sfida contro di lui che mi sta facendo perdere del tempo inutile quando potrei fare benissimo altro. Ma sì, dai, rimettiamo Delphos. Il nemico utilizza cozzata zen, che non ha effetto, anzi ha effetto ma non è molto efficace, quindi uso Psycho Shock. Ciao ciao Goldak, e smettila di farmi perdere del tempo. Dublaze alla 38 non mi interessa sinceramente, però Marowak è la prossima scelta, quindi stavolta Blastoise può esserci utile. Sì, ho perso più tempo con sta sfida che facendo tutto altro. Tutt'altro, se proprio volete che ve lo dica perfettamente. Sempre a fare del vittismo. Surf. Sì, non spreco nemmeno tempo utilizzando la mega evoluzione, cioè l'ho messo KO e basta questo. Ok, Marowak KO, la sfida è finita e noi andiamo avanti. Lucario sale al 43, bene. Ho sconfitto Tristano, wow. Ok, entriamo di qui. E cerchiamo di scoprire questo puzzle con la neve. C'è la neve. Ok, non sono bravo con questi tipi di puzzle. Non sono per niente buono. Ma penso che l'avevate già capito. No. Ok, come cavolo faccio io a raggiungere quel posto lì? Non lo so. Più che altro non ne ho la minima idea. Forse andando in diagonale? No. Ok, ragioniamoci un attimo. Sì, forse devo andarci in diagonale. Il problema è che non riesco. Porca vacca, ma te se possibile, per un pelo. Schifosi puzzle. Perché mi fate perdere tutto sto tempo? Io vi odio. Infatti penso di odiare i puzzle game. Non è che penso, li odio. Perché sono andato... Boh, vabbè. Tutta genialità allora. Oddio, un Relish. È da un po' che non le vedevo. Comunque, Lucario ci aiuterà. Utilizza lui roccia tomba. E noi usiamo forza sfera, che vedrete un'onda energetica, praticamente. Sì. Eccola qua. Relish non ha più energia. Blastoise sarà a livello 44, va bene. Sono scelte Raidon. E usiamo un'altra forza sfera. Raidon viene messo intanto KO. Perfetto. Ho sconfitto Tizio. Ok, salviamo perché non sa mai, potrebbe succederci qualcosa di brutto. Ok, non riesco ad andare in diagonale dove vorrei. Oh, porca miseria. Oh là. E ci voleva tanto.
Probabilmente sì. No, non voglio sfidare. No, 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 no. Dunque, dopo essermi fatto mettere KO in modo indecente tra i Pokémon, posso continuare la mia strada tranquillamente. Andiamo avanti e dovremo utilizzare Surf. Fino a questo punto. Poi dobbiamo superare quest'altro puzzle di ghiaccio. Ce la faremo, ce la faremo. Sì che ce la faremo. Perché mi avete preso? Eccoci. Benissimo. Benissimo ancora. Che ci succederà qua? No, cazzo. Spiterina. L'effetto del repellente è finito, voglio usare un altro, ovviamente. Mr. T, si gira qui dentro. Sembra che ci sia qualcosa in fondo alla caverna. Cosa? Una bomba, no? E più si innervosisce, più la sua abilità scende in neve e si intensifica. Forza, catturiamolo. Ehi! Sono quella dei Pokéball, cosa ci fate qui? Come sarebbe dire che cosa ci facciamo qui? Catturiamo i Pokémon, perché credi che abbiamo comprato, rubato quelle Pokémon? Energia. Statemi bene, stammi bene a sentire, ragazzo. Quelli che hanno a disposizione più soldi, Pokémon ed energia vincono sempre, mentre quelli che non hanno niente sono buoni solo a lamentarsi, quando invece dovrebbero rimboccarsi le maniche. Che una filosofia di vita proprio tremenda. Ok. Parte la sfida contro questa recluta del Team Flare. Prima Pokémon che manda è Golbat. Per fortuna io ho Delphox con Psycho Shock che lo metterà KO quasi subito. E poi vedremo. Psycho Shock, vai. Golbat non è riuscito manco a battere ciglio. Comunque, Delphox adesso mi sale a livello 46. Tyrantran sarà a livello 43 e la prossima scelta sarà Manetrike. Continuiamo con Delta, se non ci sono problemi. Lanciafiamme. KO in un colpo solo. Quindi abbiamo sconfitto Manetrike. O Manetrike, dipende come volete chiamarlo. Lucario sarà a livello 44. Dublade sarà a livello 33. E ho sconfitto la recluta del Team Flare. Yes. Ah. Dunque, vediamo cosa succederà ora. Ho perso, è vero, però questo mondo di ghiaccio è così bello. Bello come la nostra posa Flare. Ok, dovremmo sfidare la tizia. Tu sei piuttosto forte. Devi racchiudere molta energia. E parte la sfida contro Martinia. Il primo combo che manda è Ondum. E io ovviamente non ho mosse che abbiano effetto, infatti sia Psico che Fuoco che non gli fa niente, quindi mettiamo subito Blastoise. Eccolo qua. E lui utilizza Divieto, quindi io non potrò utilizzare strumenti nemmeno per ricaricare il mio Pokémon. Non è un problema perché con un Surf penso che vada KO. Lui utilizza Ripicca. Ok, Surf lo colpisce in pieno che lo mette KO in un colpo solo, come immaginavo. E Ondum ormai non ha più forze. Oh, Blastoise sarebbe 45. E ho sconfitto Martini del Team Flare. Oh, povera va. Ok, abbiamo ottenuto 6720 quello che è. Non c'è gusto a perdere, andiamocene. Vabbè, logicamente. Mr. T, sei molto coraggioso a lottare contro il Team Flare. Io ho paura di loro, non voglio averci niente a che fare. Però senza lottare non avremmo potuto proteggere questa Bombastone. Essere timidi come me non è la fine del mondo, ma dovrò imparare a farmi più avanti. E ora finalmente anche il Mamoswine sarà tranquillo. E infatti, se gli parliamo...
Sembra che Abomasnown voglia darti qualcosa. E otteniamo Abomasnownite. Abomasnownite. Come si può dire? Abomasnownite. Abomasnowi. Vabbè. Termino qui quest'altro episodio di Pokémon X e Pokémon Y. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Ci rivediamo al prossimo episodio. Un saluto a te e ciao ciao.